Anfaccia a tutti ragazzi, qui è Cane Lupo e benvenuti in una nuova Cane Solo Mid. Quest'altro ho portato Xera, ho letto un po' di commenti. Purtroppo certi champ ragazzi non posso comprarli perché non ho gli essenze per comprarle. Per comprarli però... Don't you worry, don't you worry. Ragazzi, volevo dirvi, attivate le notifiche sul canale, cazzo, che qua i video non me li spamma YouTube. Serve un po' di spam da parte di YouTube, quindi attivate le notifiche. E iscrivetevi nel caso in cui non siete iscritti al canale, mi raccomando, perché vedo che il 30% delle persone che vedono i miei video non è iscritta. No, sta cosa non va bene. Comunque, oltre a ciò, ditemi ragazzi se le miniature della Cane Solo Mid vi piacciono più adesso o più prima. Sto cercando un nuovo stile per rendere un po' più nuove e mi farebbe piacere avere un feedback da parte vostra. Tutto qui, rispetto allo standard di prima. E le cambio leggermente un po', o se no cerco di stravolgerle. Quello di Ryze era una miniatura con uno stile diverso, però non era troppo bella. Si può sempre fare di più. Ragazzi, cosa più importante, seguitemi live su Twitch, link in descrizione, twitch.tv/canalupo986, live tutti i giorni dal lunedì al venerdì e anche la domenica. E anche la domenica, cacchio. E se avete Amazon Prime potete fare anche il subscribe gratis su Twitch. Cioè, tanta roba veramente. Ok. Comunque, detto questo, ragazzi, volevo dirvi che Amazon sta facendo un'offerta e durerà fino al 2 giugno, tra l'altro, per avere Amazon Music gratis. Io vi lascio in descrizione il link se volete provarlo. Tanto è tutto gratis. Potete iscrivervi quando volete. Dura 3 mesi. Così invece di craccare Spotify, magari. Provate quello, ve lo lascio in descrizione. Non filo uno skillshot. Ok. Contro Akali credo che il matchup non sia troppo difficile in realtà. Credo bisogna pushare. Credo bisogna creare molta pressione contro di lei. Sotto d'ore se possibile. Prendiamo la cometa quando si può. Ad esempio qua. Faccio la Q per cercare l'ST. Fa il dominio, perfetto. Credo che sia molto importante, ragazzi, usare le skill con Xerath quando potete hittare la cometa, perché early game è veramente poco mana. Se potete non attaccare il champion avversario per prendere la passiva sarebbe ancora meglio. Ma come loggia? Loggia un po' strano a sta Akali. Mo' l'ho inquadrata, vediamo se riesco a hittarla. La stit. Quasi, ok, doggia sempre verso sinistra. Fa uno verso destra e poi uno sempre verso sinistra. Coglio, prendo la passiva su Akali, se posso. Qua ho preso un'unità di torre. Va bene. Ha ignite, non dovrei morire. Ok. Non perdiamo exp. Va benissimo così. Preso. Meglio usare Yal che Flash, no? Regaliamo. In realtà posso anche rimanere, sinceramente, credo. Botta è morta. Un gank di via non ha senso, comunque. Quello lo fero. Case stop. Cerco di pushare la wave perché con questi HP diciamo non è che voglio rimanere in lane troppo. Sembra una giusta osservazione, no? Ok, regaliamo. Abbiamo doppio libro, che credo sia good. O andiamo di doppio libro. Ad esempio, è anche molto importante saper buildare. Possiamo andare di doppio libro, ragazzi, o di Draxia alle pozioni, che vanno bene entrambi. O se no, ancora meglio Draxia, pozioni e scarpe e una control. Credo che builderemo questo. Doppio libro sarebbe stato sicuramente good. Però con questo tipo di setup credo che possiamo regalare anche con il Lost Chapter più in là. Mentre se avessimo buildato doppio libro avremmo potuto sicuramente fare Lost Chapter al prossimo recall. Ma avremmo avuto meno sustain senza pozioni e meno mana. Quindi, no, avremmo regalato prima, quindi con meno soldi avremmo completato solo Lost Chapter, eccetera, eccetera. Tutto quello che ne consegue. Dobbiamo cercare di dare un po' di più a Akali qua. Ok,
Non doggia male, eh. Non doggia per niente male. Io sono sicuramente arrugginito con Xerath, è il primo game della giornata. Però non doggia male, Akali. Non doggia verso destra. Finito il mana. Non lei che Xerath la passiva. Wardo qui. E wardo anche l'Infernal. Ok. Con Xerath, ragazzi, una cosa molto importante è mettersi in bush e fare così. Perché l'avversario non si aspetta la skill. Oh, le sto affilando tutte. C'è Blitzcrank mid, credo. Perché missa bot. Poi metti. È pinkato, quindi. Potrebbe esserci Blitzcrank mid. Li giocherò safe. Stavo facendo il drago. Ok. Kha'Zix qui. Oh, non prendo uno skillshot comunque. Oh, non ho preso una Q. Wow. Buono, però qua ottimo freeze da parte mia. Tenerla così non è tanto buona in realtà la wave, eh. Cerca di bot, cerca di bot. Devo pushare questa wave per forza. Non posso andare. Spero non muoiano bot che sennò non gliela cali. Ok. Pusho questa wave e poi vado top magari a difendere. Vado a difendere top. Secondo che lui mi possa devare in realtà. Ok, dipendo molto sul long range. Ok, buono, hanno fatto ottima azione bot. Mid ha fatto perdere un casino di CS. Ha fatto appena livello 7, noi siamo livello 7 da metà livello. Perdo un po' di... Sai che potrei fare? Guarda. Lost Chapter non lo buildo più facile. Continuando così probabilmente, però... Mi piace andare di scarpa adesso. Magic Pen contro Kali è buona. Mi piace avere più movement speed. Non mi dispiace per niente. Oh, non ho preso una Q contro lei. Ma com'è possibile? Lidari, non ho preso una Q. Ok, frizziamo qua. Non ho preso una Q veramente. Ma com'è possibile sta cosa? Let's go! Nice one. Io sono pure di Renekton, più di così non potevo fare niente. Vi dovrebbe coverare top, magari, invece di fare Giorgio adesso. Ahia, bot qua non serve morire. Trinda sta pusha bene top. Abbiamo Lost Chapter, il nostro amato Lost Chapter. Regaliamo. Anzi, vuoi qualche cannone, non la regalo adesso. O il blu, ho tanto danno, sinceramente.
Hanno preso la torre bot. E quello si è salvato. Io purtroppo non ho modo per andarlo a prendere. Però posso rimanere e cercare di fare questi due demi insieme. È un peccato perché Lost Chapter serve quasi solo ed esclusivamente. Quasi solo ed esclusivamente per. Buono. Adesso che ho calibrato gli skill shot riesco a tirarli bene. La partita è un po' bad, però posso riuscire a caricarla. Trinidad sarà il problema maggiore. Ho guardato. È tosto sto game. Sì, bot sta giocando molto molto male. La cosa bella è che Varus on hit, cioè. Ok. Vediamo un po'. C'è casi se Grax. Muoiono un po' a caso. Io qua non ci dovrei stare. Faremmo questo. Il blu, molto importante. Quasi l'11. Ma questo come ci è arrivato qua? Oh shit, ma sei serio? Come ci è arrivata Kalilla? Purtroppo Renekton non può far nulla, però sta piangendo un po' troppo. Li muto tutti, tranne Nami, che mi sembra l'unica con un po' di testina. Che gli altri sono un po' speciali. Il problema è che Akali, se mi incontra 1v1, mi sciotta. Io devo giocare dalle lunghe distanze. Il problema di giocare dalle lunghe distanze è che non ci riesco a giocare perché nessuno mi fa da frontline. Quindi è un po' un problema. Hanno intato tutti. Quella non la stoppa veramente i regali di Tryndamere.
Non ne ho messo uno. Signore, non ne ho messo uno. Casi se all'11. Ma come fanno poi a entrare là senza vedere prima che c'è la ward qui? Cioè, deve essere proprio scarso. Ma come... Perché vanno là senza prima vedere dove è wardato? Cioè... Questa è una cosa che mi manda in bestia. Vedete sempre dove è wardato, raga. Cioè, non c'è senso fare le cose che fa V se poi è wardato lì. Cioè... sì, stati... È un po' difficile la partita, non tanto perché c'ho il team che sta intanto, ma perché hanno preso una marea di obiettivi, torre mid, torre bot e torre top. Quindi possono scalare ben loro per la mappa. E c'hanno due draghi. Uè, addirittura surrender, ragazzi. Un po' tiltati, eh. Vediamo se si riesce a fare qualcosa. E via, va. E rientriamo. Buona lì. Mi ha preso un po' di vantaggio per Draven. Double kill. Magari mo riesce a rientrare. La vedo dura perché Varus. Muore? Oh, muore. Ah. La vedo dura perché Varus così è veramente difficile che. Cioè. Allora, una cosa la so. Meglio così che Lethality. Si è fidato. Perché se è fidato Lethality, non lo prendi. Poi si fa pure Legge of Knights, si è fidato Lethality. E muore poi dopo. E muore. Ma perché cazzo tira dritto? Cazzo, potevo giocarla meglio. Regalo, c'ho l'idea nel morello. Potevo giocarla molto meglio qua. Peccato. Peccato. Era rimasta qua, Kali, non l'avrei detto. Ho la ulti up. Io mi sa che Varus sta prendendo fully tutti, lo killo. Forse non con l'overkill. Prossimo drago è importante, però abbiamo un team che veramente non ha pressione. Mo magari vive... Bravo, bravo. Villa Triforce vive, bravo. Tanto non sei biande, no? Che boia, ma come cazzo... Ragionano le persone in questo elo. Di 4. Builda Triforce. È blind as fuck, Builda Triforce. Brava Nami. Brissank fa pure schifo. Ma si può difendere, non possono fare niente contro di me. Io so forte, il problema è che splittano bene loro. Renekton top. Ma pure Renekton. Che poteva fa, poraccio? Ha rommato e... Ma sai che c'è? Non lo biasimo. Non lo biasimo, sto Renekton. Ha rommato. Buono, si è creato Varus. Facciamo l'Herald? O il Baron? No, ho fatto pure l'Herald. Arrivo. Proviamo a fare Nashor.
Top, 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 top. My bad qua. Ho sbagliato W su Katis. Il baron era sbagliatissimo, non c'avevamo zero danni. Era solo per attirarli a noi e poi fai dare, però. One advice. If you are behind with B, you don't go 3 force. Glielo do dopo, magari se vuole prendere lo prende, se non lo prende, se lo prende come un insulto, lo prendesse come un insulto. Non me ne frega un cazzo. Dico solo quello che so di questo gioco. Quindi ragazzi, non si possono vincere tutti i game e stiamo girando stra bene. Il loro mid laner non si merita di vincere più di noi. Però a me stiamo perdendo. Che ci vuoi fare? Amen, ragazzi. Non siete solo voi quelli che avete bad game, questo è quello che sto cercando di dire. Eppure abbiamo 80% win rate. Allora, com'è possibile? Se si porta sale, lo è vero. Sternetton sta giocando bene, in realtà, eh. Cioè, pure lui sta in una lucky game, però è tiltato e sta giocando male, per dirti. Cosa è morto. Però lui è tiltato e sta giocando male. E qua ho giocato male anch'io. Sono due top, il quarto drago lo prendono loro. Ma diciamo che questo game abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto molti danni. Però bot hanno intato troppo, il jungler troppo blind. E Top ha giocato bene per la bot. Nonostante Akali avesse rumato bot in quel momento, e Top ha fatto un bel TP. Però poi la bot ha perso lo stesso. È proprio strano, come cosa. Cioè, non dovrebbe perdere così. No, mi hanno annullato là. GG. Ma dove sta andando il mio champion? GG ragazzi, abbiamo giocato molto bene, secondo me. Potremmo giocare meglio, forse sì, prendendo più skill shot, però sinceramente sono contento. Non abbiamo giocato male. Ho fatto pure top damage, deve neanche fatto i suoi danni. Magari 9k. GG. Al prossimo episodio della Nesomi, ricordate ragazzi di iscrivervi, lasciare like, cazzo, ogni volta a 200-300 like, ma vogliamo arrivare a 500-600 like. Ragazzi, dai cazzo, e attivate la campanella delle notifiche. Un bacione al vostro cane.